Partenza col botto a Crotone per Wineland, cibi e tradizioni. La rassegna dedicata al vino che in questa edizione ha aumentato il numero delle cantine aderenti. Tanti eventi in piazza Mercato per vivere ancor più il clima delle feste natalizie. Una grande location per 3 giorni dedicati al vino, accompagnato alle eccellenze gastronomiche locali. Una bella location attiva dal pomeriggio a sera con intrattenimento e attività di promozione territoriale. Una proposta diversificata per offrire la possibilità al pubblico, in particolare quello proveniente da fuori provincia, di godere delle esperienze offerte dalla manifestazione e integrarle con quanto sa offrire di meglio il nostro territorio. Beh sì, la soddisfazione sicuramente non manca, perché riconfermarci per la terza edizione è già una grande soddisfazione. Poi promuovere i nostri prodotti e promuovere il territorio lo è ancora di più, soprattutto perché quest'anno registriamo un dato positivo, che è quello dell'aumento delle cantine, perché è quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno, quindi vuol dire che c'è tanto fermento intorno a Wineland. Wineland deve unire, quindi deve far ritrovare quel senso di comunità dai più piccoli ai più grandi, quindi è bellissimo che la gente si ritrovi qui, appunto dal diciottenne al sessantenne, anche solo per curiosare, ma era questo il nostro obiettivo, far appassionare al mondo del vino tutti quanti. Un legame molto forte, ormai Wineland è diventato un appuntamento fisso per quanto riguarda le attività del consorzio. È in programmazione sia nella versione invernale che nella versione estiva. Siamo alla terza edizione di Wineland, che abbracciamo veramente con grande entusiasmo, perché è un'iniziativa che rinsalda innanzitutto il legame fra la nostra provincia Crotone e Cirò, che è uno dei suoi centri più importanti, e poi è un modo per divulgare un po' la cultura del vino nel nostro territorio. Quindi andiamo avanti con questa nuova attesa edizione di Wineland. Diciamo, questo è un format che funziona: la parte della presentazione dei vini, della degustazione abbinata allo spettacolo e alla musica, ma l'elemento, diciamo, il valore aggiunto è per l'appunto proprio questi momenti di talk che si vengono a creare, tesi a presentare il vino sin dalla coltivazione, la trasformazione, la produzione, la commercializzazione, ecco, e tutte le fasi fenologiche abbinate anche a quella che è l'attività delle nuove professioni legate al vino, quindi l'attività partendo dall'attività di sommelier. È anche un momento in cui si vuole evidenziare l'importanza della specializzazione anche di queste nuove figure. Ecco.